Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Io il sabato mattina vado a cambiare letti, sia quello mio che quello dei miei figli. Per noi il sabato è un giorno come tutti gli altri perché sia mio marito va al lavoro, sia i miei figli vanno a scuola, sicché mi alzo presto come le altre mattine. Infatti ora sono all'incirca le 6 del mattino. E io la prima cosa che faccio, apro la finestra, faccio cambiare bene l'aria alla stanza, tolgo le lenzuola che devo mettere a lavare e faccio prendere bene aria alla stanza e al letto. Quelle dei miei figli le faccio poi dopo quando si sono alzati. Stamani, essendo presto e io dovevo uscire, sicché avevo un po' di furia, sono andata a spazzare invece che a passare l'aspirapolvere come faccio di solito e ho fatto le stanze della casa dove ovviamente non c'erano i miei figli, la camera loro, ho aspettato giustamente che si fossero alzati. E poi vado a spolverare le stanze che posso fare, che sono la mia camera in cucina e la sala. Come ogni mattina vado a pulire entrambi i miei bagni, uso molto spesso il Lysoform, anzi è il prodotto che uso di più perché è un prodotto buono che va a pulire e a igienizzare bene i sanitari. A me piace lavare con acqua e sapone tutti i giorni i miei bagni perché sono una stanza che secondo me richiedono più attenzione nella pulizia. E mi piace averli sempre puliti a modo. Per pulire vetri e specchi ormai uso solo lui, è un detergente che ho comprato recentemente da Tigotà ed è buonissimo, non lascia aloni. Comincio a preparare per il pranzo ed oggi voglio andare a preparare la pasta con un sugo di carote. Così vi faccio vedere come la preparo io. Per comodità di tempo ho già sbollentato le carote a pezzetti per 10 minuti in acqua ed ora vado a preparare il sugo. Come prima cosa metto di olio sul fondo della pentola, vado a mettere della cipolla che ho tritato in maniera un po' così, non è che sono andata a farla proprio fine fine, la faccio andare un minutino insieme all'olio. Passato proprio un minutino, vado ad aggiungere le carote e giro un po'. E ora vado ad aggiungere un po' di sale
vado a mettere. Del pepe. Per dare anche un po' più di sapore. Ed ora vado ad aggiungere anche la paprika. Io uso la paprika affumicata e la trovo da Tiger. Da me la trovo solo da Tiger. E metto una buona dose, un bel pizzicotto di paprika affumicata. Mi lavo un attimo le mani e prendo anche un po' di acqua. Mescolo bene e ora vado a mettere, io metto circa una tazza di acqua, ora vedo se metterla tutta oppure no, semmai la aggiungo poi dopo mentre il sugo cuoce. Ecco. E ora io faccio cuocere, alzo un pochino la fiamma, faccio cuocere finché che non saranno proprio morbide morbide, che si sfanno. Ci vediamo quando il sugo è pronto, così vi faccio vedere come finisco di prepararlo. Il sugo è pronto, nel mentre che l'acqua è a bollire lo frullo e poi vi faccio vedere cosa aggiungo. Le carote sono belle morbide, sono belle sfatte e io vado a mettere nel bicchierino del frullatore a immersione. E frullo tutto. La faccio diventare praticamente una crema. E ora lo vado a rimettere nella pentola dove l'ho cotto. La paprika affumicata gli dà un profumo impressionante. A noi questo sugo piace tanto. A questo punto si può andare ad aggiungere o della panna, come farò io oggi, o se no anche il Philadelphia, viene buono, o altrimenti della ricotta. Sono tutte e tre soluzioni valide. E ora la vado ad aggiungere. Vedete? È proprio a crema. E ora io butto gli gnocchi, ma va bene qualsiasi pasta. Io oggi devo fare in fretta e loro cuociono in pochissimo tempo. E poi basterà mettere la pasta qui dentro e il piatto è finito. Vi faccio vedere a piatto pronto.
Concludo qui il video di oggi, spero di avervi tenuto compagnia. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!